Le stelle di Azus. Le stelle di Azus. Martedì 26 aprile 2016, ormai il weekend del 25 aprile è soltanto un ricordo, però ne sta arrivando un altro. A giorni, quello che ruota intorno al primo maggio. Vabbè, siamo tutti molto contenti di questa cosa. Allora, noi siamo qui per parlarvi, per raccontarvi l'oroscopo quotidiano, l'oroscopo di oggi. L'appuntamento si chiama Le stelle di Azus perché sarà lui, Azus, l'astrologo di riferimento di cartomanti europei, nei prossimi minuti a raccontarci segno per segno quello che le stelle prevedono. Il tutto voluto, realizzato e prodotto da Cartomanti Europei, grande organizzazione per la cartomanzia telefonica, ma non soltanto questo, quindi anche astrologia, numerologia e una serie di servizi a vostra disposizione nell'affiancamento quotidiano per le piccole e grandi difficoltà. A 0773 493505 il contatto telefonico diretto, oppure se volete far tutto da voi potete consultare il sito www.cartomantieuropei.com, sito internet completissimo che vi spiega ancora meglio che cos'è Cartomanti Europei. Noi partiamo per la giornata di oggi, martedì 26 aprile 2016, dal segno dell'Ariete. Sì, segno dell'Ariete che vivrà una giornata molto bella, intensa, dinamica, la giornata ideale per ripartire, no? Dopo una pausa. Riprenderete subito in mano le redini della situazione sul lavoro, un lavoro che può darvi ancora delle ottime chance, delle ottime possibilità, delle bellissime soddisfazioni, soprattutto per quanto riguarda i ricavi, gli incassi. Ricordo che questo è un momento molto importante per voi, amici dell'Ariete, a livello proprio materiale, perché questo Mercurio insieme al Sole nel segno del Toro sono capaci di produrre degli effetti anche miracolosi proprio per quanto riguarda la buona conclusione di un affare oppure il massimo ricavo rispetto a quello che è il vostro lavoro, la vostra attività quotidiana. È una luna che vi mette di ottimo umore, bellissima anche per i sentimenti, l'amore, che vanno a gonfie vele in questo momento grazie a Venere in transito nel vostro segno, una Venere che vi rende anche particolarmente dinamici e originali, devo dire, quindi non passate mai inosservati. Andiamo al segno del Toro. Beh, per voi il ritorno al lavoro non sarà dei più facili, non sarà dei migliori, c'è ancora questa luna nel segno del Sagittario che non è il massimo, però è una luna che vi permette di trovare uno stimolo diverso, nuovo, per quanto riguarda il rapporto di coppia. Perché? Perché vi permette finalmente di chiarire un malinteso, di risolvere un problema che magari si trascinava da qualche settimana nel rapporto di coppia. Ricordo che questa Venere nel segno dell'Ariete vi mette addosso strani pensieri, strani dubbi, e quindi ve la prendete anche con il partner, lo accusate di scarsa attenzione nei vostri confronti, se non proprio distrazioni varie, ecco, perché voi sappiamo siete delle persone anche possessive, un po' gelose, ma questa luna vi chiarirà parecchio le idee. Andiamo al segno dei Gemelli, una luna che transita opposta nel segno del Sagittario, anche questa è una giornata particolarmente problematica per quanto vi riguarda, perché ricordo che in quel settore del cielo c'è anche Marte, Saturno, tutti i rapporti con gli altri, le collaborazioni, le associazioni, le società sono messe sotto pressione da questi transiti che ci sono nel segno del Sagittario. Questa luna non fa altro che amplificare questi problemi, però è ideale per chi invece è alla ricerca di qualcosa di nuovo, quindi in amore può provocare delle nuove passioni, oppure può rinnovare anche un sentimento. Sul lavoro vi dà l'opportunità di scegliere con precisione anche un nuovo collaboratore o un nuovo socio, mi raccomando. Per quanto riguarda invece il segno del Cancro, è una giornata normale, oserei dire, un po' di routine, no? Perché questa luna transita nel segno del Sagittario e non porta grossi sconvolgimenti. Voi non sarete nemmeno di umore buonissimo, ecco, questo è un periodo in cui purtroppo la presenza di Venere nel segno dell'Ariete crea turbulenze in ambito sentimentale. Sappiamo quanto per voi la vita affettiva, amorosa sia importante,
anche per quanto riguarda poi il vostro lavoro e la vita quotidiana. E insomma, risentirete un pochettino, no, di questi screzi che ci sono, anche se questa luna in ottimo aspetto con Venere può portare ad una situazione alla fine piacevole, proprio nella quotidianità, può regalarvi un'emozione in attesa che alla fine riuscirà a migliorare di molto il vostro umore. Bene, cartomanti europei, tra le organizzazioni più grandi, più importanti per quanto riguarda la cartomanzia telefonica. Cartomanti europei che è a vostra disposizione dalle 7 del mattino fino a tardissima notte, tutti i giorni dell'anno, per affiancarvi, anche per darvi la sicurezza, no, di questo affiancamento, di questo supporto a varie ore della giornata. Cartomanti europei raggiungibile al sito internet www.cartomantieuropei.com oppure telefonicamente allo 0773 493505. Risponde uno staff attento di centralinisti che già dalle prime parole sarà in grado di mettervi in contatto con la persona, con l'elemento dello staff più adatto a voi, alla vostra esigenza. Sempre professionalità, sempre passione, sempre etica professionale rispettata, rispettati per quanto riguarda tutte le persone che collaborano all'interno dell'organizzazione di cartomanti europei, per garantire la più completa lealtà, ed è per questo che Cartomanti Europei è uno dei centri più grandi, più importanti e soprattutto tra i più seguiti in Italia e non solo. Questo appuntamento si intitola Le stelle di Azus, fatto apposta per raccontarvi l'oroscopo giornaliero curato dal nostro amico Azus, che è astrologo di riferimento per quanto riguarda cartomanti europei. Riprendiamo laddove ci eravamo interrotti, quindi dal segno del Leone. Andiamo al segno del Leone, che vivrà una giornata fortunata, bella, intensa, ricca di incontri, ricca di opportunità. Allora, per quanto riguarda il lavoro, questo Mercurio che transita nel segno del Toro può essere un piccolo handicap, però attenzione, è un Mercurio che vi dà anche delle ottime opportunità, delle grandi chance, però dovete metterci un po' più di impegno in quello che fate. In che senso? Non potete accontentarvi, oppure non potete pretendere di ottenere il massimo da situazioni che ormai già vivete, che sono consolidate. Dovete in qualche modo cercare di aggiungere qualcosa, una novità, un'idea, no? Una trovata che possa in qualche modo smuovere anche un po' le acque. L'amore invece è assolutamente straordinario, vive un momento di grande intensità per quanto riguarda i rapporti già esistenti e dà ottime chance invece a chi è alla ricerca di un nuovo amore. Per la Vergine questa è una giornata piuttosto complicata, perché la Luna transita in quadratura, l'umore non sarà dei migliori, rischiate di prendere decisioni affrettate, avventate, rischiate anche di distrarvi molto facilmente, ci sono dei problemi che riguardano la casa, la famiglia, il rapporto di coppia che possono in qualche modo confondervi, e allora cercate di limitarvi alla normale amministrazione, almeno per quanto riguarda il lavoro, nonostante questo Mercurio vi spinga sempre a pretendere di più, no? A volere di più, a rischiare anche qualche cosina, ma questa non è la giornata giusta per prendersi dei rischi. Quindi normale amministrazione, quando tornate a casa cercate di non essere puntigliosi, di non essere pignoli come qualche volta vi capita di essere. Andiamo al segno della Bilancia. Amici bilancini, questa è una giornata in cui finalmente siete un po' più spensierati, no? Avete la possibilità anche di godervi dei momenti solo per voi, in cui potete dedicarvi a quelle cose che avete dovuto accantonare, mettere per un attimo da parte, che sono i vostri hobby, che sono le vostre passioni, quella cosa che avete sempre in mente di fare e non avete il tempo di fare. Ecco, in questa giornata invece il tempo lo troverete,
e avrete l'opportunità anche di incontrare delle persone divertenti, ma anche il rapporto con il partner, con le persone che vi circondano, sarà più spigliato, sarà più dinamico, sarà più costruttivo, e quindi avrete la possibilità finalmente anche di dire la vostra senza essere sempre giudicati e sempre anche attaccati, perché in questo momento vi capita spesso di essere attaccati e criticati per quello che fate e per quello che dite. Andiamo al segno dello Scorpione, è una giornata che deve essere dedicata agli impegni lavorativi, agli impegni professionali. Voi dovete rimboccarvi le maniche, lo sappiamo, amici dello Scorpione, perché avete delle ottime chance, delle ottime opportunità, ma non sono le idee, non è il lavoro di concetto, non è il lavoro intellettuale che vi permette di ottenere dei risultati, ma è il lavoro manuale. Quindi niente progetti, niente idee da mettere in pratica, solamente fatti. Sono richiesti dei fatti a voi, amici dello Scorpione, fatti concreti, un impegno concreto, quindi sarà necessario rimboccarsi le maniche con un surplus anche di fatica, proprio da un punto di vista fisico, ecco perché magari nel corso della serata avrete bisogno di riposo. Azus, vuoi parlarci tu stesso del fatto che gli amici a casa hanno la possibilità di entrare in contatto telefonico diretto con te ogni lunedì tra le 17 e le 19? Assolutamente sì, e questo mi permette anche di chiarire alcune cose. Per il tema Natale è chiaro, ci vuole la vostra data di nascita, ci vuole il luogo di nascita e ci vuole l'ora di nascita. Io so per esperienza che molti quest'ora non la conoscono. Questo non vi deve però spingere a non telefonare, a non chiamare, perché senza l'ora come faccio? È possibile ottenere delle risposte ai vostri quesiti anche senza l'ora di nascita. È chiaro che con l'ora di nascita il tema Natale è molto più preciso e dettagliato, ma possiamo farne anche a meno, magari ricorrendo anche all'astrologia oraria per rispondere ad una domanda ben precisa, ad un tema specifico. Tutto questo avviene ogni lunedì tra le 17 e le 19 e potete prenotarvi a ridosso dell'appuntamento, ma anche se volete in questo momento allo 0773 49 35 05, in modo che sapete che così non perderete l'occasione per quanto riguarda la possibilità di ottenere l'oroscopo personalizzato già lunedì prossimo. Andiamo avanti però adesso con l'oroscopo di oggi, ripartendo dal Sagittario. Sagittario che vivrà una giornata bella, una giornata intensa da un punto di vista emotivo, ma anche per quanto riguarda le opportunità lavorative e professionali. Questa è una giornata che può darvi delle enormi soddisfazioni, perché voi in questo momento avete un'arma in più, che è l'ottimismo, l'allegria, la capacità anche di sfruttare al massimo qualsiasi occasione vi capiti, perché avete un Marte bellissimo intraprendente vicino a Saturno che poi vi fa prendere sempre delle decisioni accorte, delle decisioni ponderate che non sono campate in aria. Ecco che allora potete sfruttare al massimo ogni singola occasione, per non parlare poi dell'amore. È un amore che vi vuole vedere felici, appagati e per i single anche, perché no, innamorati finalmente, perché questa Venere vicina ad Urano promette delle svolte in campo sentimentale. Andiamo al Capricorno, ancora piuttosto confusi voi amici del Capricorno. È chiaro che sul lavoro avete sempre delle ottime chance, Mercurio, Sole nel segno del Toro, è un momento estremamente favorevole per chi deve iniziare qualcosa di nuovo, per chi è alla ricerca di un'occupazione, di un lavoro. Però chiudervi in voi stessi o chiudervi tra le pareti domestiche è chiaro che non vi facilita il compito. Ecco perché dovete vincere un po' la pigrizia che in questa giornata rischia di condizionarvi e uscire fuori, proporvi, andare a bussare anche a delle porte. Vi sarà aperto, non vi preoccupate, perché questo è un momento estremamente favorevole proprio per il lavoro, un po' meno per l'amore. L'amore purtroppo risente di questi transiti in Ariete, in Sagittario, non sono il massimo per voi e un rapporto è sempre sull'orlo di una crisi di nervi, mi raccomando. Andiamo al segno dell'Acquario, per voi invece una giornata assolutamente molto bella, in cui farete degli incontri interessanti, in cui avrete la possibilità di dimostrare anche il vostro talento. E già, perché questa luna che transita nel segno del Sagittario parla anche di talento,
di capacità che voi potete dimostrare agli altri, e gli altri possono accorgersi di voi e magari puntare decisamente su di voi, sulle vostre capacità. Giornata di contatti a livello sociale, a livello professionale, giornata molto bella anche per i sentimenti, emozioni che sono tornate nella vostra vita in questi ultimi giorni, devo dire, proprio grazie a questo transito della Luna nel segno del Sagittario. E novità in arrivo anche per chi è alla ricerca di nuove chance. Chiudiamo con il segno dei Pesci, che vivrà ancora una giornata piuttosto problematica a causa non solo della Luna, ma anche di questo Marte, di questo Saturno, di questo Giove opposto. Sono tutti transiti pesanti per quanto vi riguarda. È vero che questo Mercurio insieme al Sole nel segno del Toro tentano in qualche modo di rallegrare le vostre giornate, però vi portate dietro un fardello, un peso che è difficile da scaricare, d'accordo? Quindi anche in questa giornata sarete chiamati a prendervi cura delle persone a cui volete bene, ma è soprattutto sul lavoro che sarete chiamati a rispondere anche a degli interrogativi, a dei quesiti. Vi chiederanno di trovare delle soluzioni. Fortunatamente la vostra mente in questo periodo è particolarmente vivace, è particolarmente attiva, e quindi vi sarà anche facile dimostrare le vostre qualità attraverso una soluzione che riuscirete a trovare anche con un piccolo colpo di genio. Bene, è tutto per l'oroscopo di oggi, e non solo. Questo non solo l'abbiamo capito in tre. E ci ritroviamo presto, ci ritroviamo domani. Ricordate il sito internet di Cartomanti Europei, cartomantieuropei.com, oppure il contatto telefonico 0773 49 3505, numero di telefono che vi mette in contatto con lo staff di Cartomanti Europei, passando dal centralino, e per farvi indicare qual è l'opzione migliore, più adatta alla vostra esigenza. È tutto, ci ritroviamo domani.